E si rinnova anche quest'anno questa bella esperienza, lo stage internazionale per operatori turistici e di scambi commerciali, che si chiama Curiosi del Territorio. È una iniziativa dell'Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia, che fa capo al Centro Culturale Casa dello Studente Zanussi di Pordenone. È un'iniziativa che da anni ha un sostegno della provincia e della regione e di altri enti sostenitori che hanno creduto nell'opportunità di portare giovani adulti di talento che sanno già molto bene l'italiano, che operano magari già nei loro paesi con ditte, aziende, agenzie di altre regioni, ma che non conoscono ancora il Friuli Venezia Giulia. Noi li teniamo qui per 3 settimane, hanno un programma intensissimo. Sappiamo benissimo che avere un turismo di qualità, un turismo emozionale, un turismo in grado di intercettare i vari flussi internazionali è uno dei motivi più importanti per ogni regione, e avere una rete di conoscenze, una rete di persone con cui poter colloquiare, questo diventa fondamentale per gli operatori. Cosa hai studiato e cosa fai ora nel tuo paese? Io sto studiando italianistica a Budapest, sto finendo la mia laurea triennale, finirò in dicembre. Per un mezzo anno ho lavorato in ristorazione italiana, sempre a Budapest, avevo fatto dei lavori di interpretariato. Io sono laureata nella lingua italiana e letteratura mondiale in Ucraina. E adesso lavoro in canale TV nazionale di Ucraina che si chiama 24, e io faccio YouTube canale e anche sono amministratore di commenti e anche scrivo i testi. E anche adesso organizzo il teatrale festival per fare riabilitazione dei nostri soldati dopo la guerra. Io ho studiato l'italiano per 4 anni alla Facoltà di Lingue di Enchamps. Poi ho studiato l'italiano, di sicuro la prima lingua è italiano, la seconda lingua è inglese. Mi sono laureato nel 2011, poi ho fatto il servizio militare per un anno all'Istituto delle Lingue del Ministero della Difesa, dove ho fatto l'insegnante di italiano e sono riuscito a fare, diciamo, acquistare il certificato di CLP 2. Dopo il mio servizio militare ho fatto 2 anni di turismo in un'agenzia di viaggi al Cairo. Ho fatto il consulente di viaggio per gli italiani che vogliono venire in Egitto facendo preventivi, facendo itinerari, programmi di viaggio. Mi sono laureata in lingua e letteratura italiana e mi sono laureata anche in economia e commercio. Poi ho fatto master in Italia in politiche pubbliche e business internazionale. Adesso sono la ricercatrice universitaria alla Facoltà delle Scienze Turistiche. Ho studiato Scienze delle Comunicazioni e Linguistica Italiana e ora insegno italiano all'Università di Copenaghen e ho una mia propria attività dove do lezioni private e faccio diverse attività, tra l'altro scambi culturali tra la Danimarca e l'Italia. Io ancora sono studentessa, studio la lingua e la letteratura italiana all'Università Carolina di Praga e sto per finire la mia laurea magistrale. Ho lavorato in un'azienda che vende immobili, azienda svedese, quindi lavoro amministrativo in ufficio e durante l'inverno faccio l'allenatrice di sci alpino. La nostra regione ha una grandissima quantità di destinazioni turistiche, tutte concentrate in un piccolissimo territorio,
che quindi in 2 ore di macchina si va da Tarvisio a Grado, quindi è assolutamente concentrato tutta questa quantità di bellezza, di esperienze di diverso tipo, quindi culturale, paesaggistica, naturalistica, sportiva, enogastronomica. Questo è l'asset che noi abbiamo. Quali sono le difficoltà che abbiamo? Abbiamo che la struttura di accoglienza turistica che dovrebbe ospitare chi viene a visitare queste meraviglie è una struttura che necessita di un ammodernamento, di un potenziamento, di un adeguamento a quello che sono le aspettative dei turisti. I turisti non si aspettano solo di vedere delle cose belle, di avere delle esperienze forti, ma si aspettano anche un'accoglienza che gli permetta di avere un comfort, una vivibilità della giornata turistica che va oltre il mero alloggio, no? Secondo problema è il problema della distanza. Il Friuli Venezia Giulia è fuori da molte rotte, e quindi come vengono queste masse turistiche da noi, con quali aeroporti, con quali treni, con quali autobus, con quali strade, e come si muovono all'interno della nostra regione è realmente un problema che dobbiamo affrontare. Talent Garden è un campus dove le persone, che possono essere studenti, liberi professionisti, start-up o imprese, possono venire a lavorare attraverso l'affitto di scrivania. Attraverso questo spazio condiviso le persone possono fare rete, possono collaborare tra di loro. Proprio con Talent Garden i giovani imprenditori di Pordenone, quindi non solo quelli di un'industria, di tutta Pordenone, di tutte le altre categorie che qui a Pordenone si sono unite in un'associazione, in un'organizzazione che si chiama proprio OGPN, Organizzazione dei Giovani Imprenditori di Pordenone, si è messa insieme a Talent Garden anche per promuovere questa modalità di aggregazione, di confronto generazionale, perché bene o male ci si è resi conto che i problemi sono comuni e sono trasversali, e magari il fatto di condividerli e trovare soluzioni comuni permette di avere maggior forza nelle proprie proposte e magari anche di avere risultati migliori. Noi siamo stati coinvolti in questo progetto 3 anni fa e inizialmente un po' perplessi perché non conoscevamo molto bene che cos'era e come si svolgeva,
abbiamo provato così con un po' di entusiasmo ad aderire, e bisogna dire la verità che è un progetto interessantissimo. Una cosa che mi hanno insegnato questi ragazzi, credo un paio d'anni fa, è stato proprio quello di dire: siete voi friulani che non conoscete veramente il vostro territorio. Se voi apprezzate il vostro territorio, lo riuscite a promuovere in giro per l'Italia e in giro per il mondo. Qui c'è tempo per dare informazioni, per insegnare qualcuno quelli della differenza. Quindi valuti positivamente che ci siano gli stage? Sì, molto positivo. Sì. Lo stage per me è una cosa molto positiva. Ci hanno presentato il loro progetto che si chiama Vale Italia. Fanno mettere insieme gli imprenditori piccoli dei mobili e vendono i mobili italiani sul mercato americano. Quindi noi facciamo un po' la nostra ricerca che riguarda web design e marketing e proviamo a dare alcuni suggerimenti, alcune proposte. Stiamo analizzando soprattutto il sito ufficiale vitalia.com e lo confrontiamo con i diversi siti della concorrenza. Cooperativi Rauscedo, 66 milioni di barbatelle, esatto, vendute lo scorso anno in, sì, tutto il mondo. Sì. Quanto è importante per voi la ricerca e su cosa si sta focalizzando la ricerca per raggiungere questi risultati? Allora, per noi la ricerca è essenziale, è fondamentale. Ci troviamo in questo momento nel centro sperimentale dei vivai cooperativi Rauscedo, che è stato fondato alla fine degli anni 60, perché già allora si era capito che senza selezione, senza ricerca, sia sanitaria che genetico-morfologica della vite, non era possibile presentare al mercato un prodotto valido e soprattutto un prodotto che rispondesse alle sempre mutevoli esigenze del mercato vitivinicolo. Sicuramente è vero che la situazione in provincia è abbastanza difficile, ma per il nostro settore è un,
momento veramente buono, proprio perché l'agroalimentare tiene ed è il risultato di una politica fatta di anno in anno, che è partita 10 anni fa, dove i nostri soci della cantina Rauscedo appunto hanno deciso di investire nei propri vigneti, sostituendo gli impianti, attrezzandosi dal punto di vista delle attrezzature per poter lavorare i vigneti in maniera meccanica. Ecco, questo ha fatto sì di riuscire a contenere i costi per la gestione dei vigneti, di riuscire a portare in cantina uve dal punto di vista qualitativo sane e assolutamente perfette, e allo stesso tempo hanno investito oltre 20 milioni di euro nell'ammodernamento della cantina. Questo ci permette oggi di essere competitivi sul mercato, di avere un trend molto positivo per quanto riguarda l'estero e soprattutto di riuscire a creare posti di lavoro. Secondo anno che aderiamo a questo tipo di iniziativa, riteniamo che sia un'occasione molto interessante di confronto, e la nostra azienda è ormai da sempre presente nei mercati internazionali, l'internazionalizzazione è da sempre stata una nostra vocazione, per cui ritengo che occasioni di incontro e di confronto come queste possano essere una buona occasione di crescita per tutti. Cosa stai facendo qua alla Premec? Qui nell'azienda io sto controllando le traduzioni che sono state fatte del company profile in inglese, e dopodiché farò delle traduzioni in tedesco per migliorare magari il mercato in Germania, Austria e Svizzera. Vado via perché non voglio vivere dove comandano le mafie. Resto qui perché non voglio che le mafie continuino a comandare. Vado via perché abbiamo la guerra. Resto qui perché i negozi sono aperti 24 ore. Resto qui perché si apprezza il silenzio. Resto perché non voglio lasciare il mio camaleonte. Io vado via perché tutti sono troppo seri e si lamentano sempre. Rimango perché vorrei che i miei figli avessero la madrelingua ungherese, che non si capisce da nessun'altra parte. Vado via perché ci sono troppe ingiustizie e discriminazioni. Resto perché la globalizzazione non ha ancora toccato la Bielorussia. Vado via perché non rispetto il nostro governo. Resto qui perché adoro la mia terra e la civiltà antica e me ne vado fiero. E vado via perché la gente non sa ancora lavorare insieme per il bene comune. Vado via perché devo fare il visto per viaggiare all'estero. Resto in Romania per mostrare ai turisti stranieri le cose buone del nostro paese. Resto qui perché odio lamentarmi sui problemi senza provare a risolverli. Resto in Polonia perché nel mio paese è il momento dello sviluppo economico e la qualità della vita sta aumentando. Resto in Danimarca perché voglio fare dei figli con mio fidanzato. Thank you.
curiosi saranno accompagnati dagli Instagrammer e dai ragazzi di Trieste Social e si divideranno in 5 gruppi e scopriranno la città in 5 diverse sfaccettature. Quindi ci sarà chi guarderà la parte cinematografica della città, chi la parte storica, chi quella letteraria, chi la parte del mare e non mi ricordo la quinta, l'architettura. Dovranno raggiungere varie luoghi, varie location che sono state indicate e in queste location dovranno fare una foto e condividerla su Instagram per testimoniare che hanno visto quel luogo. Poi alle 18 ci troviamo tutti e vediamo chi ha fatto le foto più belle, e come le hanno condivise e soprattutto chi ha scritto la didascalia in italiano, in inglese e nella loro lingua madre migliore. Bella, eh? Chi è la giuria? Vogliamo... Io! La foto più bella è quella del gruppo Curiosi Storia. Una foto che rappresenta la multicultura e insieme le radici di tutte le culture. Che brave! Poi andiamo alla foto con la didascalia più bella, la caption più bella. Vince il gruppo Curiosi Letteratura. La caption dice: James Joyce ha lasciato un pezzo della sua anima a Trieste. Noi ci lasceremo il cuore. Del gruppo più social con più like, il gruppo Curiosi Mare. Il gruppo Curiosi Mare sono stati super produttivi, 22 foto postate e avevano il contributo di 2 super Instagrammer, quindi ci sono anche foto con 2000 like. Punti di forza e punti di debolezza del turismo in Friuli Venezia Giulia. Allora, a proposito dei punti di forza, secondo me potrebbero essere la diversità culturale, la diversità naturale, gastronomica, però dall'altra parte i punti di debolezza potrebbero essere le altre città italiane. Una concorrenza forte, sì, non si può andare a visitare tutto in Italia. Il fatto che una regione organizza un programma come Curiosi del Territorio potrebbe, secondo la mia opinione modesta, contribuire molto all'immagine di questa regione. Anche Friuli Venezia Giulia è molto interessante per le persone che adorano arte. Per me, per esempio, la scuola dei mosaicisti a Spilimbergo è un vero miracolo. Ma anche purtroppo ci sono i deboli punti nel turismo di Friuli Venezia Giulia. Voi avete la storia bellissima, ma non usate questo. Per esempio, voi potete fare i ristoranti con attività non solo per mangiare,
ma anche per sapere qualcosa di storia. Punto di forza grandissima, che è bellissima, cioè davvero una meraviglia. Si può andare al mare, si può andare nelle montagne in poche ore, questo è un gran vantaggio. Visto che sono dell'Ungheria, lo so che diciamo Trieste è abbastanza vicina a noi, raggiungibile in macchina tipo in 4-5 ore, diciamo che se uno lo fa veloce. E questo è un punto molto forte, secondo me, può essere un punto molto forte del Friuli. Magari c'è anche una sfida per quanto riguarda la logistica. È molto difficile arrivarci e magari alcuni turisti non vengono mai perché è un po' difficile arrivarci. Quindi pensi agli aeroporti, ai treni per arrivare a questo? Sì, io ho dovuto andare a Milano, poi da Milano prendere il treno fino a Mestre e poi da Mestre a Pordenone. Quindi, per esempio, per i miei genitori è stata una cosa troppo complessa. Perché i tuoi genitori sono venuti qua a trovarti? No, appunto non sono mai arrivati. Anche il mio ragazzo voleva venire, però... Cosa si potrebbe migliorare? Forse la pubblicità, la promozione di questa regione, perché nella Repubblica Ceca forse vedo sulla rivista le pubblicità Roma, Venezia, tutti questi posti conosciuti, però ancora non ho visto nessuna pubblicità